Sì, conosco la famiglia, sono persone per bene, persone lavoratrici, persone che vivono di lavoro, persone che vivono in una maniera molto semplice. Ora in questo momento più che individuare le cause a noi interessa salvare e aiutare chi è rimasto, perché sono drammi che non possono essere dimenticati. Giornata dura, è cominciata stamattina molto presto, intorno alle 7:30 c'è stato questo scoppio. Ci siamo portati immediatamente sul posto, abbiamo avuto la presenza costante di forze di polizia, carabinieri, protezione civile, unità cinofile, polizia locale, volontari. Lei conosce la famiglia vittima di questa tragedia? Sì, conosco la famiglia, sono persone per bene, persone lavoratrici, persone che vivono di lavoro, persone che vivono in una maniera molto semplice. È stata una fatalità. Una fuga di gas, si presume che sia stata una fuga di gas. Alcuni parenti sono arrivati da fuori, altri sono qua, ma c'è un enorme esercito solidale, perché noi, è una caratteristica di noi italiani, nelle tragedie troviamo sempre il modo e il tempo per stare tutti uniti, per stare vicini, e qua ne stiamo avendo tantissima di solidarietà. Lei ha avuto modo di parlare con i familiari? Sì, ho avuto modo di parlare con i familiari, ma in questo momento io credo che non ci sono parole, non sono poche le parole, c'è soltanto da fare silenzio, da lavorare e da essere vicini a chi sta vivendo questa immane tragedia. Sulle cause saranno gli organi competenti a trovare la giusta risposta. Ora in questo momento più che individuare le cause a noi interessa salvare e aiutare chi è rimasto, perché sono drammi che non possono essere dimenticati. Un lavoro complesso, quello delle nostre squadre USAR, addestrate, preparate per questo tipo di interventi. Si tratta in questo momento di rimuovere macerie mano a mano, senza effettuare grossi spostamenti, di procedere puntellando i punti dove poi si penetra all'interno delle macerie per evitare ulteriori crolli. Sono operazioni lunghe, proprio per questo motivo non si può procedere con la fretta. Ogni movimento, ogni macerie che si muove ovviamente deve essere ponderato, ogni spostamento, per evitare appunto che possa provocare altri crolli. Non risultano danni strutturali agli altri edifici, questo ovviamente è una buona notizia sia per le persone che ci abitano, anche per noi che ci muoviamo all'interno di uno scenario che è ovviamente ha ambiti molto, molto stretti. Senta, i carabinieri ci hanno parlato di fumo e di un'esplosione. L'ipotesi legata alla fuga di gas è tra quelle che state vagliando? No, non abbiamo nessuna, non abbiamo vagliato niente, siamo in piena fase di soccorso, quindi non abbiamo nessuna ipotesi. Ovviamente una deflagrazione di questo tipo fa pensare a una fuga di gas e poi andrà accertato. Per quanto concerne invece le abitazioni che sono nei dintorni, due famiglie saranno alloggiate altrove per 2 o 3 giorni, il tempo di verificare un attimo l'agibilità e l'abitabilità. Ma voi avete visto con i vostri occhi questa mattina la presenza sia del sostituto procuratore della Repubblica che del procuratore capo della procura di Nola. Stanno agendo professionalmente con grande forza, determinazione, straordinaria competenza, stanno verificando ogni passaggio che ha dato luogo a questa tragedia, ma io credo che tutto questo sia un po' prematuro, e certamente però nulla sarà lasciato, perché ogni pista qui non può che essere a 360 gradi per verificare davvero le cause per la giustizia, e soprattutto nei confronti delle persone, dei familiari di queste vittime.